da tre fatti, senza allarmismi, ma senza neppure sminuire quella che è l'evidenza scientifica. Fatto numero uno, la temperatura media che vedete in rosso nel grafico, registrata dalla rivoluzione industriale ad oggi, è in crescita. Fatto numero due, la temperatura dipende dalle concentrazioni dei gas serra. E fatto numero tre, rappresentato dalle barre grigie in figura, le emissioni di CO2, e la CO2 è un importante gas serra, sono aumentate notevolmente di nuovo a partire dalla rivoluzione industriale ad oggi. E questo dipende sostanzialmente dalla combustione dei carburanti fossili. Ora, è vero che esiste una sostanziale incertezza su quale sarà la velocità del fenomeno del riscaldamento climatico, ed è anche vero che non sappiamo quali saranno gli effetti su di noi, sulle generazioni future, perché ancora non sappiamo quale sarà la nostra capacità di adattarci alle trasformazioni. Però continuare ad emettere a questi livelli, o anche a livelli maggiori, ci porterebbe a vivere dei rischi che non ha alcun senso correre. Il dibattito sulle soluzioni ai cambiamenti climatici si è andato polarizzando però su due posizioni estreme e quindi sterili. Da una parte una visione, diciamo, ambientalista estremista, per cui il male, la ragione di tutti i mali è la crescita economica e bisogna tornare a una natura incontaminata, anche a prezzo di una decrescita economica. Dall'altra parte invece l'altra posizione che definiamola dei tecnocrati, che ritengono che sì, la crescita economica è la causa del problema, ma che la crescita economica, anche incontrollata, sarà anche la soluzione del problema attraverso il progresso tecnologico. Ora, ci sono degli elementi ragionevoli in entrambe le posizioni, ma sono qui oggi per cercare di convincervi che un problema complesso, come quello dei cambiamenti climatici, non può che avere una soluzione complessa, che non può essere semplificata o portata degli estremi. In particolare, la cosa importante è rendersi conto che il problema dei cambiamenti climatici non è altro che un tassello in una sfida più ampia e che ci vedrà impegnati per il secolo che è appena incominciato, e vincere la quale sarà la prova che siamo in grado di vivere come specie su un pianeta dalle risorse limitate. Quindi un tassello di questa sfida che possiamo chiamare la sfida energetica è sicuramente quello dei cambiamenti climatici, qui rappresentato dallo scioglimento dei ghiacciai. Sì, è importante imparare a fare energia senza produrre emissioni di CO2, ma altrettanto importante è, ad esempio, risolvere il problema della povertà energetica. E cosa si intende? Ebbene, più della metà del pianeta fa fronte ai propri bisogni primari energetici bruciando biomassa o carbone. Questo significa, o questo comporta, che circa 1,5 milioni di persone all'anno, pensate, una persona ogni 20 secondi muore per intossicazione da fumi entro le proprie mura domestiche. Ora, inventare e disegnare dei forni che non causino questi problemi e diffonderli alla maggior parte del pianeta è assolutamente più importante che risolvere, o diciamo più primario rispetto a risolvere il problema dei cambiamenti climatici. E la cosa interessante è che risolvere un problema ridurrebbe le emissioni di gas serra, e quindi porterebbe beneficio anche al problema dei cambiamenti climatici. Ma non sempre esistono queste sinergie positive. Ad esempio, il terzo tassello, che è quello dell'inquinamento atmosferico, che conosciamo così bene noi che viviamo nella pianura padana, non necessariamente comporta di ridurre quelli che sono i gas serra. Infatti, per esempio, una rivoluzione importante sarebbe inventare un modo di muoversi che non comporti particolato, che conosciamo bene, a Milano è quasi sempre sopra le soglie di rischio. Ebbene, il particolato non è un gas serra. Risolvere questo problema non necessariamente risolve il problema del cambiamento climatico, ma è altrettanto importante. E poi la diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Non possiamo dipendere da una risorsa, spesso esauribile, oppure da un singolo o un piccolo gruppo di paesi, per quello che è l'approvvigionamento energetico, perché questo ne mina la sicurezza. E ancora l'acqua, perché l'acqua è una risorsa scarsa e acqua e energia sono profondamente correlate, quindi non si può pianificare a lungo termine l'una senza pensare all'altra. Ed infine il territorio, che sembra non centrare molto, ma in realtà
La competizione verso un territorio che è scarso è spesso il punto di collisione, il punto che crea un legame tra problemi apparentemente disgiunti. Pensate ad esempio a una politica per promuovere i biocarburanti ed effetti sul disboscamento oppure sulla crescita del prezzo delle tortillas in Messico. Ebbene, il trade union è proprio il territorio, o meglio, la scarsità del territorio. Ora, questa immagine che vedete, che è chiaramente modificata al computer perché non esiste un momento in cui ci sia buio su tutta la Terra, è un'immagine che viene tipicamente mostrata agli studenti del primo anno di scienze ambientali per dimostrare loro che cos'è l'inquinamento luminoso. Io in questa immagine vi chiedo di guardare e di vedere qualcosa di diverso, cioè di vedere il legame tra ricchezza e domanda energetica. Ora, oggi siamo circa 6 miliardi e mezzo, rappresentati dai sei omini, di cui 2 miliardi compongono quello che è il ceto medio globale. Cosa intendo con questo? Diciamo, con ceto medio definiamo quelle persone o quelle famiglie che si possono permettere di comprare un'auto. Ora, se mandiamo avanti l'orologio al 2050, quello che succede è che le nostre proiezioni ci dicono che saremo circa 9 miliardi, di cui 5 miliardi saranno coloro i quali comporranno questo ceto medio. Quindi non è soltanto che il pianeta va diventando sempre più popolato, ma è anche che sarà popolato da un ceto medio, crescente per fortuna, con una domanda però di energia, di acqua e di terra. Quindi quello che succederà è che la sfida energetica diventerà sempre più pressante e tutte le componenti che abbiamo visto dovranno essere pensate in un insieme, in modo integrato. Ora, torniamo alla figura che abbiamo visto prima, torniamo al problema dei cambiamenti climatici e alle emissioni di CO2 registrate fino ad oggi. Cosa succede domani? Cosa succederà domani? Ebbene, le nostre proiezioni ci dicono che se non vi sarà alcuna politica energetica oppure ambientale o climatica, e data la crescita della popolazione e data la crescita della ricchezza della popolazione, le emissioni di CO2 raddoppieranno nel 2050. Ora pensate, il doppio delle emissioni di CO2 che facciamo oggi. È possibile pensare a un mondo diverso, a un mondo dove le emissioni di CO2 rallentano e poi iniziano ad andare verso lo zero. Ebbene, la cosa importante è pensare, porsi questa domanda pensando alla sfida energetica nel suo insieme. Perché se ci si dimenticasse degli altri elementi della sfida energetica e si pensasse soltanto al cambiamento climatico, quello che succederebbe, ad esempio, potrebbe essere trovare una soluzione che richiede talmente tante risorse economiche che crea poi dei problemi sul fronte dello sviluppo e quindi aggravando la situazione della povertà energetica, oppure che pesa troppo sulla risorsa idrica o sul territorio. Quindi è importante rispondere alla domanda pensando a tutta la sfida energetica come ve l'ho presentata. E quindi il problema per vederlo nel dettaglio qual è? Nelle due figure cosa vedete? Sopra il mondo di oggi propagato nel futuro, un mondo in cui dipendiamo da quella barra grigia che non è altro che i combustibili fossili e in parte minima da tecnologie a zero emissioni. Sotto vedete un mondo diverso dove piano piano iniziamo a diminuire la dipendenza dai fossili e questo grazie sia a tecnologie che producono energia a zero emissioni di CO2, ma anche alla diminuzione della domanda energetica e quindi attraverso efficienza e risparmio energetico. Ora voglio portarvi a vedere il dettaglio di come si potrebbe arrivare in questo mondo diverso. E la cosa che mi preme, voi ricordiate, è la seguente. Primo, tutti gli assi tecnologici nella manica che sono necessari per arrivare da un mondo così ad uno così, li conosciamo già. Secondo, nessuno è sufficiente, ma tutti sono necessari, perché spingendo una soluzione tecnologica all'estremo si va ad incidere sugli altri problemi che compongono la sfida energetica. Magari si risolve il problema del cambiamento climatico, ma si creano potenzialmente problemi ancora più gravi. Quindi, quali sono gli assi nella nostra manica? Il primo, risparmio ed efficienza, le barre in giallo, ovviamente un ruolo importante. E con risparmio ed efficienza intendo sia una parte che una parte tecnologica, pensate alle lampadine a basso consumo energetico, ma anche una seconda parte che dipende dalle nostre abitudini, quindi il modo in cui ci muoviamo, il modo in cui costruiamo le nostre case, il modo in cui concepiamo le città e ci muoviamo attraverso le città. Tutto questo condiziona quella che è la domanda energetica.
Il secondo asso, importantissimo, è quello delle rinnovabili. Hanno un ruolo, come vedete, nella prima barretta verde, importante, cioè le rinnovabili dovranno aumentare in modo notevole, però il loro ruolo sarà limitato da un fatto, o da alcuni fatti. Uno molto importante è il fatto che noi abbiamo bisogno di energia in alcuni momenti determinati della giornata, tipicamente la mattina e poi la sera. Ora, non sempre questi sono i momenti in cui soffia al massimo il vento oppure batte al massimo il sole. E quindi finché non aumenteremo l'efficienza di quelle tecnologie che ci permettono di mettere via l'energia ed usarla quando ne abbiamo bisogno, l'intermittenza delle rinnovabili ne crea un limite. Un altro asso che abbiamo nella nostra manica è quello del nucleare. Importante, permette di generare elettricità senza emissioni, ma è una carta che si può giocare in alcune zone del pianeta e non in tutte. Perché? Perché la generazione del nucleare che conosciamo oggi ha ancora delle limitazioni dovute al fatto che ci sono dei problemi di rischio, gestione delle scorie nucleari e ancora problemi di potenziale proliferazione bellica. Quindi questo ha creato nell'opinione pubblica un disamore nei confronti della tecnologia e quindi questo rende questa carta spendibile solo in alcune zone del pianeta, per ora, nella generazione del nucleare che conosciamo oggi. E ancora i biocarburanti. Come ho detto prima, biocarburanti che competono, ad esempio, con la coltivazione per beni alimentari sulla risorsa territorio. E quindi ancora, finché non conosceremo generazioni di biocarburanti che utilizzano una quantità di territorio limitato, fino ad allora questa carta è importante, ha un ruolo, ma limitato. Quello che vedete lì è il quinto asso nella manica, che è quello della cattura e sequestrazione della CO2. Questa tecnologia ci può permettere di continuare a utilizzare in parte i carburanti fossili, ad esempio produrre elettricità bruciando carbone, senza emettere CO2. E come avviene questo? Beh, avviene catturando la CO2 e poi sequestrandola geologicamente, cioè sottoterra. Ora, ci sono ancora molte incertezze che caratterizzano questa tecnologia ed ha un notevole costo, quindi, di nuovo, una tecnologia che può avere un ruolo importante, ma limitato. E infine, come riusciremo a sostituire il petrolio che usiamo per spostarci? Bene, questa è una domanda importantissima e le tecnologie che conosciamo oggi nel breve e nel medio periodo sostanzialmente sono le ibride o macchine a alta efficienza. Nel medio-lungo periodo probabilmente una elettrificazione dei trasporti sarà la soluzione. Fino adesso abbiamo pensato e parlato fino al 2050. Ora, cosa succederà dopo il 2050? Vi chiedo di fare uno sforzo e pensare oltre al 2050. Dopo il 2050, per mantenere l'incremento della temperatura sotto il livello di guardia, ad esempio i 2 gradi di cui tanto parlano i politici, o anche temperature più alte, 3 gradi, bisognerà portare le emissioni a zero. Sostanzialmente la seconda parte del secolo dovrà vedere un'economia mondiale a emissioni zero. Ora non conosciamo ancora quali tecnologie ci porteranno là, o meglio non le abbiamo ancora, sono probabilmente in laboratorio. Quello che sappiamo però è che abbiamo bisogno di 3 jolly. Il primo jolly è quello degli investimenti in ricerca e sviluppo energetico, che pensate dagli anni 70, cioè dalla crisi petrolifera, sono diminuiti anziché aumentare. Quindi bisogna invertire questa tendenza. Il secondo jolly, che è quello dell'investimento in educazione, perché per esempio per trasportare tecnologie nei paesi in via di sviluppo, investimenti in educazione sono sostanziali. E il terzo jolly, che è quello della costituzione o costruzione di nuovi immaginari, alla quale possiamo partecipare tutti, noi, i media, gli artisti. E per darvi un esempio di questo, vi faccio vedere un'immagine che è tratta da un libro pubblicato nel 1974. Si chiama L'arca di Barbapapà. E Barbapapà è stato così gentile da darmi il copyright e scrivermi una mail di persona per darmelo. E questa immagine cosa vi fa vedere? Vi fa vedere un mondo in cui uomini e donne sono riusciti a immaginare un modo di vivere con la limitatezza delle risorse che però non comporta una diminuzione della felicità. Ebbene, questa immagine ha cambiato per sempre il mio immaginario e quello della mia generazione ed è altrettanto importante quanto il lavoro di scienziati e di ingegneri. E cambiare l'immaginario sarà molto importante anche per fare un'altra cosa, perché abbiamo visto che le risposte tecnologiche ci sono,
Quello che veramente manca per risolvere il problema è un'altra cosa, sono le istituzioni. La democrazia come la conosciamo oggi non è pronta a risolvere un problema che ha una scala globale, quindi richiede una cooperazione tra tutti i paesi del pianeta e ha una dimensione temporale di decenni, se non di secoli. Perché la democrazia come la conosciamo oggi prevede che il tempo massimo, l'orizzonte massimo delle decisioni, di chi prende le decisioni, è il proprio termine come politico, e quindi 4-5 anni. Ora, finché non riusciremo a trovare un modo per immaginare un sistema democratico che va oltre questo orizzonte temporale delle decisioni, sarà molto difficile fare fronte al problema del cambiamento climatico, anche se abbiamo gli assi tecnologici nella nostra manica. Ma se i politici non riescono a vedere al di là dei 4-5 anni, cioè se non riescono a pensare con un orizzonte temporale lungo, noi lo facciamo. Noi, in quanto genitori, nonni, zii, ovviamente pensiamo su una scala più lunga, perché nel 2050 i miei figli avranno 40 anni. Quindi a me importa e a noi importa cosa succederà nel 2050. Non è indifferente. E noi possiamo fare tanto. Primo, possiamo lavorare cambiando le nostre abitudini per ridurre quella che è la domanda energetica. Abbiamo visto che ruolo aveva la parte gialla, che era risparmio energetico. E secondariamente, come votanti, possiamo fare qualcosa per immaginare una democrazia diversa. Quindi probabilmente siamo noi la risposta alla domanda di come andare da un mondo che è così ad un mondo che invece è così. Grazie.